Vecchia della funzione pubblica di Lucea, che cosa chiedete al governo Monti? Innanzitutto la revisione di questi provvedimenti, perché sono provvedimenti dei tagli lineari che vanno ad incidere sulla qualità della vita dei deboli, mentre invece per quanto riguarda i cosiddetti benestanti c'è stato fatto poco. Quindi questa cosiddetta spending review interessa soprattutto i tagli ai servizi pubblici e così facendo anche al diritto di cittadinanza dei meno ambienti, dei più deboli, delle fasce di popolazione più deboli. Questo è inaccettabile. Non è solo una questione che noi difendiamo il nostro lavoro, difendiamo i diritti di cittadinanza dei cittadini. Tagli ai trasporti, tagli alla sanità, tagli ai servizi alla persona. Queste sono condizioni inaccettabili. Mancato trasferimento di risorse ai comuni significa meno servizi alla gente. Questo significa. Mentre invece non si va alla radice della questione. E la radice della questione che sono l'evasione fiscale, che anche una revisione di impostazione di quella che è l'organizzazione dello Stato, certamente dei pubblici servizi. Secondo me va rivista molto anche questa sorta di spoil system applicata nella pubblica amministrazione. Tagli lineari che comunque stanno interessando anche nello specifico e direttamente Lucera. Oggi abbiamo una rappresentanza anche dell'Agenzia delle Entrate qui a Lucera. Qual è lo scenario futuro per i servizi pubblici e i servizi comunque erogati dallo Stato sul territorio e sul comune di Lucera? È devastante, su Lucera è devastante, cominciare dall'accorpamento del Tribunale di Lucera a quello di Foggia, perché noi non crediamo al facile populismo di trattenere il Tribunale di Lucera per motivi corporativi, lo dico campanilistici. C'è una mancanza, con la chiusura del Tribunale di Lucera per esempio, c'è una mancanza di esigibilità di giustizia da parte dei cittadini, e questo è quello che bisogna mettere al centro. Poi c'è la questione della chiusura dell'Agenzia delle Entrate. Significa meno capacità della lotta all'evasione, che è la cosa essenziale per dare una svolta a questo paese. Grazie, Magro Vecchia. Una grande manifestazione come quella che stiamo facendo oggi, a cosa serve? Perché voi siete arrivati qui da Taranto? Siamo arrivati da Taranto per gridare il nostro sconcerto rispetto a ciò che il governo sta facendo. Non fa altro che fare tagli alle persone che hanno sì e no la terza settimana per poter vivere dignitosamente, e purtroppo continuiamo a vedere che i nostri politici e le nostre lobby continuano a fare affari sulla pelle della povera gente. Riteniamo che questa cosa debba essere una questione nazionale, per cui chiamiamo tutti gli italiani a ribellarci rispetto a tutto ciò che sta accadendo nel nostro paese. Grazie.